farti mai capire. E tu vuoi bene a un altro e non a me. Aspetta, uno, sigla! È partita? No. Non ce la fai? Attacca. 3, 2, 1, sigla! Ce la fai? Ce la fai. 3, 2, 1, sigla! Ce la fai? Non ce la fai. Come posso aiutarti? So cazzi. 3, 2, 1, due computer abbiamo. 3, 2, 1, sigla! Eccolo qua, sigla. 1, 2, 3, 4! Volume, volume! Diciamo non della stagione, ma torneremo, parte il mio tour, scusate, io volevo andare, se volete potete anche stare senza di me, ma senza di me si può fare senza di me? Non sorge il sole, ecco, dice... non sorge il sole, mi dispiace, è arrivata per me una mia fan, vogliamo dire, possiamo dire che sei una mia fan? Quelle cose assurde, allucinanti. Allora, tipo, cosa dici? Chi so io? Non sorge il sole, sei un mito, sei una creatura di Dio. Cioè, dove eri te, arriva la luce. Lasciatela parlare. È la verità. Basta, bisogna farlo tornare in televisione. Facciamo una petizione e facciamo tornare Fiorello in TV. Non, basta. Continua. Tutta la puntata così voglio fare. Vai così. Grazie Cristina, grazie. Apposta per l'ultima puntata, pensate, sono arrivati da Padova, moglie e marito, mettetevi insieme, scusate, fatevi vedere, ecco loro, vi chiamate, scusate, Alfredo e Giusi. Giusi. Alfredo e Giusi, sembra un negozio di parrucchieri. Tagliatemi capelli, Alfredo e Giusi. Allora, Alfredo e Giusi, venite da... Da Palazzo! Io verrò a Palo, al Palaceo! Il Palaceo! Scusate! Il Palaceo è l'unico palazzetto che traspira, ciò! Verrò lì, non mi ricordo la data adesso quando è, però ci vedremo là. E non siete da soli perché avete portato la belva anche. Fallo vedere! Ecco! Bacio. Allora, dov'è questa notizia dell'insegnante che andava col pischello? Sul leggo. C'era. Fino a Marino. Per questo noi abbiamo parlato di Fabio, perché anche lui fu molestato da piccolo. Ma perché per questo. Ma perché vicino a Marino? Eccolo qua, guardate, eccolo qua, sul sito di Leggo. Dice, sesso con la prof, il ragazzino 17enne replica, minacciato e molestato oltre 50 volte dalla professoressa, ora dico io, con tutto rispetto, però, perché a me ste cose, quando avevo 17 anni le sognavo pure la notte sognavo, tutto, non c'è un 17enne che non sogna di fare sesso con la professoressa. Dipende dalla professoressa. Ma io guarda, mi sarei fatto pure quella di filosofia a quei tempi. Basta, costa. A me Marino mi è venuto in mente stamattina, per uscire di casa ho visto una buca strana, ho pensato a me. Ho detto però adesso va bene tutto, però adesso
veramente si sta esagerando, povero Marino, povero Marino. Io sì, sto con Marino, sto con... Fare arrabbiare il Papa, senti cosa c'è scritto qua, non si può leggere questa frase, Papa furioso. Io, per me furioso c'è solo l'Orlando, però leggere Papa furioso, perché io non lo immagino, che lui che dice, che va lì e fa, allora, basta, sto ok, sindaco, e di qualche parolaccia la dirà pure. Perché lui, tipo, sì, tipo come il Papa nostro, insomma, qualcosa la dirà, qualcosina, chissà quanto ne dirà. Però voglio dire, dai, su, io direi, signore, qua Marino, perdonalo, perché lui sa quello che fa. Perdonalo perché lui sa quello che fa. Quindi noi stiamo con Marino. E a tal proposito, allora abbiamo il vignettista e nonché opinionista di TV Talk, è in prova però, in prova, può essere pure che, anzi molto probabilmente, molto probabile, non lo prenderanno, e quindi poi tornerà qui, ha fatto una vignetta molto carina, Marino imbucato, perché così si parla, Marino imbucato, vedete qua, Poste Italiane rispedito al mittente, bravo cari, bravo, caruccia, molto caruccia, molto caruccia, molto caruccia. Ora vogliamo fare una lieta novella, noi ricordiamo siamo gli emissari del buon umore, ci chiamiamo, siamo i paladini del buon umore, siamo le guardie svizzere del buon umore, siamo proprio noi, siamo qui per questo, sappiamo che nel mondo esistono cose brutte, sappiamo che ci sono notizie brutte, sappiamo che c'è gente che soffre, sappiamo tutto, ma un'ora, noi ci vogliamo regalare solo, dopo di qua poi ognuno vada a piangere. Sei un mito, Fiore, sei un mito! Lasciatela parlare, lasciatela parlare. Hai ragione, è così, è la verità. Sai sempre. Qualsiasi cosa che possa dire. Grazie. Un giorno senza sorriso è un giorno sprecato. Citazione Charlie Chaplin. Allora, notizia bella, Elisabetta Canalis finalmente. Eccola qua, è nata la figlia. Poteva nascere a Sassari. Poteva nascere alla, che ne so, a Gubbio, no, a Los Angeles! Poteva chiamarsi Maria Concetta, poteva chiamarsi Carmela, invece no, perché ha un nome che tutte le bambine vorrebbero avere, guardate, anche perché, eccola qua, guardate, si chiama Skyler, questa bambina ha bisogno anche della smart card. In questo momento Skyler non ha la Champions, ma la Serie B, sì. La figlia della canale si chiama Skyler. Oh, ovviamente se dovesse fare un maschietto, Sky Go, perché per iPad. Skyler, se nasce una femminuccia, Skyler, la chiameranno per par condicio Ryler. E Mediaser, e giustamente, attenzione, i gemelli dicono ciao, grazie signore, l'abbiamo dette tutte, e guardate qua ragazzi, battuta, Pompei, si parla di Pompei, quando il Papa dice bisogna far cadere i muri, a Pompei è... Allora, tac sui caca, allora gli hanno fatto la tac alle persone a Pompei dopo 2000 anni, c'è gente che si lamenta, io una settimana che aspetto la DAC, sono due mesi che aspetto la DAC, sono tre mesi che aspetto la DAC, e allora sti poveracci, 2000 anni li hanno fatto adesso! 2000 anni! Allora, esibizioni, allora abbiamo subito, voglio cominciare con Ruggero. Allora, Ruggero legge rap, il nostro Volta Rap, ma oggi occhio, perché oggi cosa leggerai? Un pezzo di Fabri Fibri e Fibra. Fabri e Marrakesh. Marrakesh. Allora, Fabri Fibra e Marrakesh, come lo chiama lui, Marrakesh, in un pezzo che si chiama Playboy. Attenzione, allora facciamo l'avviso, se ci sono dei minorenni che stanno guardando o genitori con i bambini che stanno guardando, spostatevi dal computer, spostate il cellulare, perché questo è un testo molto forte, noi lo leggiamo così come è stato scritto dagli autori, non possiamo edulcorare niente, certo, perché il testo certo è così e noi lo facciamo così, siamo pronti? Pronto. Il pezzo sentito da Playboy, mi raccomando, la mano, certo, la mano, signori, Volta Rap in Playboy di Fabri Fibra e Marrakesh. Playboy, non sono un playboy,
magari tu mi vuoi, non sono un playboy. Playboy di tutto il mondo, uniti a me, andiamo! Davanti a 1000 tipi in patto, mai morte di infarto mentre scopo. Mentre? Scopo. L'ha precisato! Ho 99 problemi! Ma... Silenzio! L'ha precisato col dito! Pizzano! Vai, vai! Ho 99 problemi, ma la figa non è tra questi. Invidiosi fanno burr, stanno giù, primi i soldi e poi lo show, il flow che grida. Oggi il rap serve solo a diventare un po' più ricchi. Ah! E col talento che spicchi, il resto è puttanate. Riposi in pace, schicchi! Signori! Io penso che Fabi Fibra e Marrakesh saranno contenti di questa interpretazione fatta dal nostro Ruggi. Ruggi con la Y, detto anche Volta Rap! Il giocatore del Chelsea, questo qua, che si chiama... come si chiama? Si chiama Casey Palmer, è incazzatissimo con la FIFA contro FIFA 2016, il gioco della Play, e dice: mi hanno fatto troppo brutto, vediamo. Oddio, lui non è che... No, però voglio dire, neanche, cioè, non è neanche Homer Simpson, voglio dire, guarda che l'hanno fatto, poveraccio, ha ragione. Ti diamo ragione, ragione. Homer Simpson, perché poi biondo l'hanno fatto? Non si sa. Grazie! Allora, ragazzi i carabinieri, sempre più social, evviva! Applauso all'arma! L'arma dei carabinieri, noi applaudiamo i carabinieri, applaudiamo l'arma. Nei secoli, vedete, dice il nostro Agonia, da oggi sbarcano su Twitter! Vale. E quando ti seguono loro devi stare attento. Questa non la volevo fare, che non è una battuta, che è la verità. Dice, follow, ti seguono. Allora... L'attività dell'arma può essere seguita pure attraverso l'arma. Hashtag possiamo aiutarvi. Allora, per i carabinieri possiamo aiutarvi, perfetto. Aiutate Marino, che ne ha bisogno, eccolo qua. Ci voleva, sta foto la voglio mettere perché povero Marino. Abbiamo altre notizie? Abbiamo notizie? Beh, il volo, ragazzi. Allora, sul volo io non voglio dire nulla perché non so realmente come sono i fatti. Non si può sparare a zero così. Si fanno ipotesi. No, pare che, quando uno legge pare che, beh, o svizzero ha detto che... Vabbè, c'è sta notizia, camere messe a soqquadro dopo che non state appena rifatte. Vabbè. Ma va a capire la verità. Bagni sporchi di urina e sciacquati. Beh, io pure sporco di urina quando vado in bagno, ragazzi. Io qualche goccetta fuori la faccio. Signore, tu la fai. La sfida finale di Obama lì, siamo circondati, li sconfiggeremo. Sono circondati, così disse Caster. Con gli indiani. Va bene, allora musica, allegria. I gemelli di Fracasso, vai, allora, i fracassi dell'Etri. Cosa avete preparato oggi? Ieri, caro Fiore, mi è successo un macello. Che è successo? Sono uscito con una ragazza. E praticamente quando io ho cercato di baciarla, lei mi ha fermato dicendomi che... No? Cioè non si è fatta baciare, mi ha detto: guarda, hai capito male, perché io sono uscito con te solo perché c'hai talento e fantasia. Talento e fantasia, dice, non lo so. E la sera su Facebook mi ha mandato a te dei giovanotti, così per amicizia, sperando che... E allora io stanotte del getto ho scritto mannaggia a te. Ah, ok. Mannaggia a te, vai, è finito il tempo, mi spiace. Allora andiamo avanti. Ti avevo detto 40 secondi, hai fatto la presentazione, 50 secondi. Vai. Mannaggia a te, presentaci che mi piace sempre. Siamo pronti, signori, i Fracasso da Velletri con Mannaggia a te. A te che sei una di quelle che non me l'hanno data, a te che te la tiri tanto perché te credi bella,
ma chi te pensi da essere brutta spaciolata? Hai fatto un incidente, sei pure migliorata. A te che credi nell'amore, ma più nell'amicizia. A te che dopo una sorpresa mi chiedevi perché? Perché mi ero innamorato e di te ero pazzo. Ma mo sinceramente non me ne frega. A te che fai la sostenuta, ma per discrezione. A te che non la molli mai, senza protezione. A te che fai la santarella e poi te credi onesta. Ma cicciolina con Moana, tu te sei maestra. A te che sei ingrassata troppo e quando devo i fanservice esce una foto del gruppo. A te che poi mi chiamavi amore e dopo mi ricordavi che amore è il mio cognome. A te che credi nel teatro perché hai passione, ma eri convinta che De Filippo fosse un calciatore. A te che cerchi qualche cosa di veramente grande, ma mica dentro al cuore, solo nelle mutande. A te che se te dico fatte una famiglia, la dai. Aspetta, mi sono sbagliato, aspetta, raga. A te che se te dico fatte una famiglia, la dai senza fermarti a padre, madre e figlia. A te che non m'hai dato dietro la collana, se lo richiedi a te te danno il diploma da bruciara. E a te che canto sta canzone che è una vera palla. A te che ami il grande Lucio ma soprattutto Dalla. A te che te ne sei scappata come una ladrona. Adesso sì che stiamo pari, brutta birbacciona. Mannaggia a te. Grazie amici, ragazzi di Bellati, musica, attenzione! Buonasera, allora ci siamo, allora, piove marijuana dal cielo. Allora, io ero lì, sono andato con la carriola e l'ho presa tutta. Guardatela qua, non è una cazzata, ma è una notizia che è uscita. Piove marijuana dal cielo. Gli è caduto nel tetto, perché è caduto dall'aereo, è caduta da un aereo e uno gli è arrivato, gli sono arrivati 10 kg, piombano in casa, ragazzi. Maya e Bill Donnelly sono stati svegliati nel cuore della notte lo scorso 8 settembre, quando il tetto della loro casa di Nogales in Arizona è stato sfondato da un oggetto caduto dal cielo. Lo spavento ha lasciato spazio allo stupore quando i coniugi hanno scoperto che il pacco volante conteneva circa 10 kg e mezzo di marijuana per un valore di $10,000. Li stanno ancora cercando, marito e moglie, ma non li trovano. Abbiamo altre notizie, abbiamo concluso tutte le notizie della giornata. Allora, Casares, il calciatore della Juve, Casares scritto, si è schiantato con la Ferrari, fortunatamente è vivo, fortunatamente non è successo niente. Ovviamente Ferrari e patente ritirata, lo Juve lo mette fuori rosa, fuori rosa, dal Caceres al Carceres, era quasi il Carceres. Però questo qui si è giocato la lo prendo io. Tanto i miei calciatori non hanno macchine, sono motoschiaffi. Napoli Capri Napoli. Allora, esibizioni abbiamo a chi? Desiato, la faccia da cinema, eccola qua, che torna, è stato uno dei primi. Frequentava ancora quando non eravamo dal bar dell'altra parte. Che è Cuscandi? Oh, cose veloci, non va tre minuti. Allora, questa è una canzone che io ho scritto quando facevo il cameriere, per problemi di comunicazione, perché quando la gente veniva e mi chiedeva il menù, io gli rispondevo: ho la strascinata, ma pure due sgagliozze ragazze, che ce le pigliamo lo digerisco la mattina. L'altro prima rispattate cose, però ci privi l'italiano di patterini, tre mozzarelline, quattro olive di produzione netta, insieme a cazzo. Poste la frittura di mare, cozza litera, tuffo, muscioletti, pulparazza, cazzo, il maccio fascio, il cura crudo, basca per il mio scattamo sopra le scoglie. Un vin se bianco rosso, come la bandi di bar. Un rosso ho mangiato la carne, e per portare una limerita, con bianco per portare un pesce stato. La volta che vi siete riempiti la vendere, che andate più qua vita a Roma, per vendere la città tutto quanto, non ve l'avete pigliato un bel dolce per completà. E non vi portiamo la posta a sfogli, che gli andrà la creme chandelier. Sti dolcetti che hanno sporca la mousse, perché quando la mangi, sporca la mousse. E questo era un problema di comunicazione che avevo io. Allora, vabbè, a questo punto ve lo dico cantando il menù. Ed è uscito una cosa di questo genere, perché mi viene meglio, no? Tranquillo. Se non trovi originale il mio dialetto regionale, ti potresti consolare quando vedi da mangiare. Ci fermiamo a lungomare, trangugiamo senza sosta. Non ti chieder quanto costa, io lo so che non ti importa.
Se per primo ordinerai riso e cozze con patate, per restare più leggero prova le cime di rape. Se ci abbini le orecchiette è una combo eccezionale, e sei solo a metà pranzo e già ti viene da cagare. Benvenuto in quel di Bari, dia un'occhiata a sto menù, la frutta di mare è cruda ma non siamo gli Zulu. Benvenuto in quel di Bari dove c'è l'oro dei mari, puoi gustare fritto misto, calamari straordinari. Benvenuto in quel di Bari e vedrai che gran goduria, con bracciole di cavallo e primitivo di manduria. Ed infine per dessert mandorlato e castagnaccio, e se ancora non sei sazio ci sta pure il mio avambraccio. Grazie. Bravo! Ti è piaciuto, ti è piaciuto. Ma è piaciuta la, di più la presentazione iniziale, di quella roba lì, fanne un pezzettino com'è? Era che io avevo questo problema di comunicazione e mi hanno cacciato per questo motivo, no? Perché io dicevo, ho la strascenata, andiamo pure tu sgagliosa ragana, che c'è il picchi modo di riscare la mattina. L'altro prima rispattate cose, però c'è il primo litro di pasta in tre mozzarelline e quattro olive da produzzo. Sono tre mozzarelline, basta. Tre mozzarelline. Ecco, ricordiamo che noi saremo a Bari al Teatro Pitruzzelli con l'Ordine Rossale esattamente a ottobre, vero? Viva Bari! 10, 11 e 12 a Bur, ci vediamo a Bur! Terna, Quaterna e Cinquina. Bravo, ci sei tu, agonia. Abbiamo due donne Dulcis in fundo, così ci salutate. Cominciamo con Aprile. Sì. Aprile, cos'hai? Ricordiamo Aprile che ha partecipato al primo X Factor in assoluto della storia di X Factor, quando la Rai aveva X Factor ma non sapeva sfruttarlo. La Rai ce l'ha avuto X Factor, ce l'ha avuto, ma dice, ma che è sto programma? Ma diamo la Sky, va. Ma sì, che ce famo noi con un programma così? Diamo la Sky. Che ci facciamo? Allora, lei era la prima edizione, faceva parte della squadra di Mara Maionchi. Di Mara, sì, nel 2008. Allora, 2008. For Once in My Life, vai con For Once in My Life, canta te però, eh. Allora, se tu non vuoi cantare con me, io ti canto un'altra cosa. Un'altra cosa. Cosa? No. Cosa canti? A Night in Tunisia. Vado? Vai. Silvio Aprile. 1, 2, 3. Una roba grossa, però. Glow with the cold light, glow in the night in Tunisia, burning with the fire so bright. The stars are a glow in the heavens, but only the wise understand. The shining of night in Tunisia, they guide you through a desert sand. What's fair to tell, a tale too exotic to be told. Desires are deeper now, it's not in a world. You're aiming at daybreak release. It's wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with bees. Da 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 da. The moon is the same on above you, a glow with a call in the light. The shining at night in Tunisia, never nights it shine so bright. The stars are a glow in the heavens, but only the wise understand. The shining at night in Tunisia, they guide you through a desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night is a deeper night in a world of ages so. The cares of the day seem to vanish, the end of a day bright release. It's wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with bees. Basta così, che sennò grazie, davvero. Come ti chiami? Silvia. Perché hai fatto X Factor? Perché mi piace, perché mi piaci tu. Sono venuta per te. Perché mi piaci tu? Perché tu sei proprio una delle mie cantanti preferite, capito? Come ti chiami? Silvia. Che cosa fai X Factor? Canto, sono venuta per te. Attacca! Okay. Adesso, sì, adesso. Hai già cantato? Ah, già, veramente. Tu attacca! E questa è la mia.
avevamo capito. Come ti chiami tu? Ruggero. Silvia Fratelli, ormai li facciamo. Giulia Fratelli. Vabbè, dopo Silvia Aprile c'è Silvia Fratelli e poi c'è, Giulio della Tita. Vai, allora, Silvia Fratelli. Stiamo facendo, le facciamo cantare. Ciao, come ti chiami tu? Giulia. Sei emozionata per me? Abbastanza, perché anche tu, sei anche per me, sei una delle mie cantanti preferite. Ma ci emozionati in questo? Tantissimo. Posso? Avanti, prossimo concorrente. Un altro? Tu sei concorrente? Io sì. Giulia, sempre, quella di prima. Perché voglio cantare. E ora Giulia, attenta a quel che dici ed apri bene gli occhi e non pensare troppo che poi ti confondi. Mantieni la velocità e non avere fretta mai. Nascondi con astuzia tutti i tuoi difetti. Conosco le regole ma le dimentico. E forse non contano perché io le dimentico. E avrei mille cose da dire senza tempo da sprecare, un mare di pensieri da lasciare andare, mille cose da fare, nuovi suoni da scoprire, pagine da scrivere, potrei iniziare adesso. E avrei mille cose da dire senza tempo da sprecare, un mare di pensieri da lasciare andare, mille cose da fare, nuovi suoni da scoprire, pagine da scrivere, potrei iniziare adesso. Ma che veramente, guarda Giulia, Giulia e Silvia, dovesse, io fossi un produttore discografico verrei qua al baretto, vi prenderei a tutte e due e vi farei fare qualsiasi cosa, vi porterei a Sanremo, vi porterei a San Benzano, vi porterei a San Vittore. Vi porterei ovunque a fare, invece no, niente, o si arriva da Amici di Maria De Filippi, X Factor, oppure da Go Talent, oppure da dove, che c'è? The Voice. Oh, poi da altri ci dove vieni? Dal baretto, del baretto di Roma, no, mi dispiace. Allora Claudio Della Tina, vado anche a te, 40 secondi, 50 gradi, perché ormai il telefonino mio canterà da solo oggi. È l'ultima puntata, ragazzi, tutti i talenti qui del bar si stanno esibendo uno dietro l'altro. Poi i gemelli ormai non sono più talenti, ormai sono affermati. I gemelli sono affermati. Un mito! Ci mancherai tu! Claudio Della Tina! Una canzone invece sulla libertà di amare. Speri? Faccio una canzone sulla libertà di amare. Sulla libertà tua? No. Di che? Dei Beatles. Dei Beatles? Lady Beatles. Lady B! Rischia da un altro pezzo che non dico, ma che si uniranno anche loro. Ma che non sappiamo neanche noi. È sorpresa. Ok, vai. When I find myself in times of trouble, my memory comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, you're standing right in front of me. Shine until tomorrow, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whispers of the wisdom, let it be. Somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, Julia, find me somebody to love, find me somebody to love, somebody, somebody to love, somebody, find me somebody to love, somebody to love, somebody to love, find me somebody to.
Bravo Claudio, Claudio De Lativa, ricordate? C'è stato misto fra primitivo e negramero. Non prendere più quella droga. Il pescato sta prendendo sul tetto del Gemelli di Guidone, avete fatto questa intonanza bellissima. Vedo che avete un foglietto di carta in mano. Io vedo lo sguardo torvo di John Wayne, come dire, sta facendo esibire tutto quello. Ma non mi vuole chiamare! Perché sei solo un ragazzo? A me nessuno decapito, non mi vuole fare esibire! Perché non mi fai esibire pure a me? Avanti, che cosa mi capita? Perché tu fai sempre la stessa cosa, tu fai sempre pulire la pizza, fai qualcosa che stupisce, vai. Signore e signori, io mi chiamo Peppino Cilicino. Ecco. Vabbè, vai con Peppino. Sì, è arrivato Franceschi. Peppino Cilicino mi ha fatto scomparire, mannaggia Cilicino a casa Natale. Stasera in la cucina trovo che in angelo al pan e quando si sveglia che Peppino c'è che fa Peppino c'è che fa mannaggia c'è che fa a casa non andai anche in la cucina trovo che in angelo al pan e quando si sveglia che Peppino c'è che fa. Sì! John Wayne! Come ti chiami? Normale. Sì. Come ti chiami? Aldo De Martino. Perché? Perché mia mamma mi ha dato questo nome. Aldo De Martino. Sì, che tu hai detto. Cosa? Perché? Perché? È l'osteoporosi. Che cos'è? Una malattia? Ma dove è venuto l'osteoporosi? Gli potevi dire tutte le malattie da l'osteoporosi. Non la conosco. Tutto gli potevi dire. Ne avresti potuto di qualsiasi malattia. Perché mi sento male? Ho detto l'osteoporosi, non so mai come dire. Chi sono io? Dai, chiudiamo! Dobbiamo chiudere perché dopo c'è la pubblicità, vai! Allora, a proposito del volo, prima abbiamo parlato del fatto, della notizia che è uscita ieri dell'albergo che insomma sembra abbiano devastato questa cosa. Però loro hanno smentito questa cosa e però dicono alcuni problemi che c'erano nell'albergo. Cioè c'era la verità su quello che è successo. Sentiamo, che sguardo non era. No, qui non si può più stare, ci sentiamo male, un caldo da impazzire, ci si è rotto pure il condizionatore, è un termosifone. Là ti lascio una canzone, ci hanno abbandonato dentro a sta pensione ed il rubinetto perde acqua marrone e nella stanza accanto rumore da due ore è quello che sento. Dimmi perché dentro al bagno non c'è manco il bidet. Io stavolta non c'entro niente, hai prenotato te. Se scendiamo nella hall, gliene diciamo tre all'albergatore. Dici chi sei, ma quanta pena ci fai. So cacchi tuoi, nostro cugino è carabiniere. Lo sai che mai, e mai più ci rivedrai. Dormire qui è il nostro unico grande errore. Voglio bene, stronzo. Ah no, stavo leggendo. Albergatore. Allora ci siamo, signori, grazie. Appuntamento non si sa come, non si sa quando, non si sa, soprattutto non si sa dove ci potrete vedere
molto presto. Signori, grazie a tutti, è inutile che sto a ringraziare uno per uno tutti quanti, vi faccio il ringraziamento a partire così, solo video, vi faccio vedere tutti, vedete tutti? Ecco la sociale. Aspetta, no, devo mettere una cosa di sottofondo, così. Grazie a tutti, abbiamo finito. Grazie.